il vincitore di Musicultura 2022 è Josh Whale. Josh Whale, prego ragazzi, venite al centro. Sono quattro ragazzi di Salerno a trionfare nella 33esima edizione di Musicultura. Sono i Josh Whale con il brano Inutile. Ho provato a guardare nei riflessi del sole e l'ho trovato nella tua voce solo un mucchio di inutili. È una emozione indescrivibile, mai provata prima. Ed è bellissimo, il posto è un posto da sogno. E già soltanto suonare qui per noi era un'emozione incredibile. Il brano, vabbè, diciamo che fondamentalmente parla dell'esperienza di vita vissuta in periferia. E, diciamo che si parte da quello che è il grigio della periferia e si prova a immaginare da quelle cose che sono inutili un'esperienza che va oltre la realtà. Sicuramente li investiremo nella musica, come abbiamo sempre fatto, e sicuramente ci aiuteranno a continuare questo a coltivare e continuare questo sogno. Una dedica ai miei genitori, sicuramente, una dedica ai ragazzi. La band campana, a cui è stato consegnato l'assegno di 20.000 euro di Banca Macerata, ha superato nella serata finale le altre tre proposte rimaste in gara: Emit con il brano Vino, i Malvax con Esci col cane e De Morbelli con il giardino dei Finzi Contini. Alla cantante toscana Isotta il premio della critica Piero Cesanelli. Nella serata finale dello Sferisterio, condotta sempre più magistralmente dal duo Enrico Ruggeri e Veronica Maia, ospiti di livello, con la splendida voce di Ilaria Pilar Patassini, l'acclamatissimo Gianluca Grignani, Manuel Agnelli con la profondità dei brani Padania e Non è per sempre, e infine le splendide sonorità nord europee di Emiliana Torrini and the Chorist Orchestra. L'ultima voce della serata è quella di uno stanco ma felice Ezio Nanni Pieri. Beh, stanco e anche felice, sì, è una buona sintesi. Direi che è una bellissima edizione, abbiamo aperto finestre sulla musica internazionale, anche molte di qualità, e abbiamo avuto delle proposte artistiche in concorso. Non mi riferisco solo alle quattro della finalissima, ma tutte le otto, agli otto e alle otto vincitrici, veramente variegata, ogni progetto diverso dall'altro, ma in qualche modo contemporaneo.